Gentiloni al cinema Fulgor, quanti progetti, Rimini città dinamica foto. Tiziano Alotti, Stefano Bonaccini, Paolo Gentiloni e Andrea Agnassi, foto Petrangeli. Tiziano Alotti, Stefano Bonaccini, Paolo Gentiloni e Andrea Agnassi, foto Petrangeli. Rimini, 20 agosto 2017, mi inviterete alla prima del Teatro Galli, vero? Forse Gentiloni non sarà più in carica quando arriverà il momento dell'apertura del Galli, ma per lui sarà comunque prenotato un posto in prima fila. Come al restaurato Fulgor, il cinema reso celebre da Fellini con Amarcord, che il presidente del Consiglio oggi ha visitato in anteprima, foto, dopo aver fatto tappa al meeting. Il centro storico era blindato per l'arrivo del premier, ma Gentiloni ha voluto fare una passeggiata a piedi e vedere dall'esterno alcuni dei gioielli della città, come il Castel Sismondo, il Teatro Galli, Piazza Cavour, prima di arrivare al cinema. Durante la camminata si è fermato a chiacchierare con alcuni turisti francesi, e ha scherzato con una bambina che aveva in mano un giocattolo. Cos'è? Non sarà mica una bomba? Ha sorriso il presidente. Una volta al Fulgor, Gentiloni è rimasto impressionato dai lavori di restauro del cinema fellignano. Il sindaco Andrea Agnassi, che ha seguito tutta la visita del premier insieme al presidente della regione Stefano Bonaccini e al parlamentare PD Tiziano Alotti, gli ha fatto vedere alcuni spezzoni tratti dai film di Fellini, Amarcord, I Vitelloni, La dolce vita, La strada. Al presidente, rimasto mezz'ora al Fulgor, è stato regalato una copia del famoso libro dei sogni di Fellini. E quando è uscito, c'erano un centinaio di persone ad aspettarlo per applaudirlo, turisti e riminesi. Ho trovato una città in un momento di grande effervescenza di progetti, con interventi strategici in uno stato di realizzazione avanzatissima. Davvero complimenti al dinamismo di Rimini. Meno dice Gentiloni prima di congedarsi, con questi progetti la Rimini che tutti noi conosciamo orienta il suo presente e il suo futuro sulla cultura e sull'ambiente. Importantissimo il Museo Internazionale Fellini, che sarà ricavato al Fulgor e a Castel Sismondo, con l'impatto e l'attrattività che potrà generare, ma non di meno importanti il teatro e la riqualificazione del sistema idrico e fognario.